Ciao ragazza, benvenuto sul canale. Allora, come state vedendo, subito andiamo a parlare di lei e la mia etichettatrice. Da quando avete visto alcune delle foto dei lavori che io stavo realizzando, che stavo etichettando tutte le tipe dimostrative, mi avete chiesto in tantissime il nome dell'etichettatrice che stavo usando. Quando avevo iniziato a mettere i nomi alle tipe, non stavo usando questa etichettatrice e stavo utilizzando un altro tipo della marca Dimo. Si vede che ormai era vecchiotta perché era di seconda mano e mi aveva lasciato. Sono andata a fare, sono andata a comprarmi questa etichettatrice qua su Amazon. Vi metterò qua il prezzo che l'ho pagata perché adesso non me lo ricordo, e casomai sotto al box informazioni vi metterò il link di questo tipo di etichettatrice con il quale mi trovo abbastanza bene per l'uso che devo fare. Allora ragazzi, io l'ho rimballata per presentarvela. Lo sapete che mi piace tantissimo quando compro qualcosa presentarvela più o meno come è venuta, diciamo, nel pack originale. Parliamo dell'imballaggio. L'imballaggio che ha fatto Amazon è stato fantastico perché era rivestita dei Puriball e le palline, quelle lì che si schiacciano, che è una figata, era rivestita di quella, e anche dentro al sacchetto solito di Amazon, per cui è stata molto protetta questa etichettatrice. Si presenta così, vedete? Questa è la scatola di questa etichettatrice, e qua, come state vedendo, potete già vedere alcune delle funzioni che realizza questo tipo di etichettatrice. Allora ragazze, ve la metto così, e come vi dico sempre, fate le screenshot, che così almeno avete un pochino più di informazione, perché io posso dirvi è fantastica, è super wow, però voi dovete vedere se questo tipo di prodotto che vi sto presentando fa per voi. Fate le screenshot, ve la leggete molto bene tutte queste indicazioni che ha sul retro, che sono in diverse lingue, per cui molto capibile. Troviamo dentro, ragazze, un foglio con l'istruzione in tutte queste lingue qua, per cui ragazze, azzeccate senz'altro la vostra lingua preferita. Un po' anche qua l'informazione, ve la metto anche così, qua sopra e così, qua sotto basta. Allora, ve la presento meglio nello specifico. Allora vado a aprire le scatole. Vedete come si presenta? Allora, questo, non so se lo vedete, adesivo che c'è qua, era attaccato sul display dell'etichettatrice, che ho già rimosso perché già questa etichettatrice io l'ho utilizzata. L'ho rimballata per mostrarvela come vi arriva a casa. E questi qua sono tutti fogli illustrativi che vi spiegheranno passo per passo la funzionalità di questa etichettatrice. E non è leggerissima, per cui ha il suo peso, penso che sia per le batterie che ha dentro. Questa etichettatrice ha bisogno di 6 batterie, sono un pochino tante, però ragazze, se riuscite a trovare un adattatore, un cavo anche di un vecchio telefono, potete alimentarla di qua e utilizzarla con una presa di corrente, perché si può fare anche questo. Qua potete attaccare una cordicina per mettetela nel vostro polso, dipende un po' l'uso che li darete a questa etichettatrice, che non serve soltanto per l'uso che le sto dando io per quanto riguarda etichettare le tip dei gel o degli semi permanente. Potete utilizzarla anche per la cucina, per etichettare i barattolini delle spezie, il barattolino della marmellata. Per dire, un uso che io ho fatto in questi giorni qua è stato quello di scrivere on off, perché le mie file mi lasciano sempre accese una luce nel sottotetto e anche la luce della terrazza. Essendoci 3 comandi per l'accensione della luce del corridoio, della zona notte, la luce delle scale e la luce della terrazza, loro toccando automaticamente mi lasciavano sempre accesa la luce della terrazza. Se a me non mi serve, ragazze, energia è sprecata. A volte mi lasciavano questa luce nel sottotetto accesa così, perché anche da lì si poteva accendere la luce della cameretta. Allora, cosa ho fatto? Ho scritto on off, che così almeno sanno quando l'hanno spenta, quando è spenta o anche quando è accesa, e ho risolto, ragazze. Un altro uso che faccio di questa etichettatrice qua è stato quella di mettere i nomi al campanello,
di casa e anche il nome alla cassetta postale. E metto a volte nei cassetti del gel, delle decorazioni, e scrivo cosa contiene quel cassetto lì. Posso etichettare anche il nome del pennello, perché questo si è cancellato dovuto all'uso frequente che faccio, magari tenendolo sempre di qua. Allora cosa ho fatto? Ho etichettato qua il nome del pennello, che così almeno quando sto lavorando so il pennello che devo prendere. Se sto facendo qualche lavoro e voi mi chiedete: Luci, che pennello hai usato? Posso dirvi nel specifico il nome del pennello. Possiamo, ragazze, dare a questa etichettatrice un sacco, ma un sacco di utilizzi, dipende per cosa la volete. La cosa che vi posso dire è che è fantastica, perché possiamo etichettare tutto quello che vogliamo. Allora, io non sono molto pratica di tutte le funzioni di questa etichettatrice, perché non ci sono stata molto a studiarmi un po' la situazione. Però, ragazze, dentro troviamo i fogli illustrativi, anche questi in diverse lingue, per cui, ragazze, basta mettersi lì e leggere, cercare. Vedete, le troviamo in tutte queste lingue qua. Questo è per la garanzia. Allora, guida. Questo librettino della guida, noi possiamo utilizzare diversi tipi di nastri, non soltanto quel nastro classico, che sarebbe questo. A parte questo tipo di materiale, possiamo utilizzare il nastro, la stoffa e anche i nastri come quello lì che vi ho mostrato, colorati. E qua dentro, ragazze, c'è questo foglietto che vi dà l'indicazione che tipo di nastro potete comprare, ok? Allora, questo è il foglio vero e proprio per utilizzare la etichettatrice, ok? Qua la accendiamo e è quella là che è accesa. Qua ci sono tutti i tasti con i quali possiamo fare delle scritte, da i numeri, le lettere, i simboli, i punti. Qua troviamo anche dei simboli che sono tantissimi. Io adesso vi faccio vedere una cosa. Cancello questo e vado a scrivermi Luci per le tue mani, anche se non mi serve, ma lo faccio. Con questo tasto io vado a scegliermi il maiuscolo, ok? Come vedete, Luci e spazio per le tue mani. Vedete? Posso scegliermi la grandezza di questa scritta. Adesso non mi ricordo quante misure ci sono. Sono solo 3. Con l'altra etichettatrice che avevo erano 6 misure, e qua ho visto che ci sono soltanto 3 misure di queste scritte qua, che andiamo a trovarle. Penso sia questa. Sì. Allora, piccolo, non sbagliate neanche se volete, ragazze, per impostare le misure. Vedete, piccolo, grande e medio. Potevano scrivere piccolo, medio e grande, hanno saltato. Diciamo che io voglio impostarla in medio e le dico ok, me l'ho accettato. Adesso io vado a scegliermi la font. Vedete qua, ci sono solo 3 tipi di scritte. 1, 2, 3, ok? Diciamo che la voglio così. Imposto, ok, accettato. Adesso anche questa è un'altra funzione normale, grossetto, bordato, ombreggiato, corsivo. Facciamolo corsivo, non l'ho mai fatto, però andiamo a scoprire le altre. Mi ricordo che la 5 è corsivo. Così, così. Che bello, però verticale. Ah, un'altra roba, bravo che mi uscite sta roba qua. Possiamo anche scrivere le scritte in verticale, se per caso vogliamo che nella nostra tipe invece
che il nome sia scritto così. Possiamo scriverlo in verticale, vuol dire che mi viene la V, la E sotto, la N, la A, la L, la I, mi viene tutto ta 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 in verticale. Io preferisco l'orizzontale, perché quando è normale, quando ci stiamo guardando le tipe espositive, mi guardo queste e faccio così. Benelisa 35, oh, mi piace questo, che numero mi fanno vedere? Tac, mi fanno così. Allora ragazze, lì va a gusto, potete scegliere di scriverle verticale, così è lungo, o potete scriverle in orizzontale, lì va a gusto. Andiamo avanti. E come vi ho detto, grossetto, normale, grossetto, bordato, ombreggiato, corsivo, le do io l'ok, me lo ha accettato. Che altro? Io posso scegliermi anche una cornice, andiamo a vedere, perché fa anche le cornici, ragazze. Le cornici me le trovo in questo tasto qua. Allora, vedete, fa tutte queste cornici che ci sono qua, tutte queste cornicine qua. E allora, questo è il tasto per le cornici. Me lo schiaccio. Allora, anche qua. ABC, mi metto così. Un altro. Lì ci sarà scritto luci per le tue mani e sarà bordato di questa maniera qua. La cornice sarà quella. Questa sarà così, me lo troverò così, 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 così. Bello anche questo. Così, con le stelline. Possiamo fare anche degli auguri, ragazze, per il Natale con queste robettine qua, utilizzando i nastri, quelli di stoffa, quei cuoricini. Vedete, anche così, così. Allora io vado a scegliermi la cornicetta che mi piace, secondo me questa qua era carina, quella della matita, luce per le tue mani con la matita. No, andiamo avanti, dai. Ok, allora qua ce ne sono un'infinità di cose, vedete, ci sono una infinità di cosa che possiamo utilizzare. Io potevo usare i punti, no punti, dei simboli, delle cose, vedete, tutte queste cose qua, e anche qua, e anche queste robe decorative, e anche vedete, potevo mettere anche questo, queste cornicette qua, o fare sotto alle scritte questo, queste cose qua. Vi viene fuori una roba del genere, la vostra scritta, dov'è? La vostra scritta, la cornicetta sotto, e potete regolare la grandezza di questa cosa qua. Ci sono anche un sacco di simboli, ragazze, tantissimi, vedete, 253 simboli, è un'infinità, ragazze, è un'infinità. Il nastro ha una lunghezza di 20 centimetri, questa è l'altezza, ed è 12, potete prenderla più piccolina anche, ok? Se volete fare un uso per applicarlo alle tippe, e se volete, che vi capita, perché già in dotazione vi danno un nastro, fa lo stesso, ragazza, basta che lo tagliate, l'ho fatto anch'io. Io ho già la mia scritta, ho già impostato un po' di elementi, di robe che volevo. Allora cosa vado a fare? Me la vado a stampare. Quante coppie? Voglio una coppia, possiamo dirle di più, ok? Facendo qua con il tasto, tac, 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 però io voglio solo una coppia e mi va bene questa. Vedete? Me le stai stampando. Lei ha finito, è finito il rumore, tutto quanto. Cosa vado a fare? Con questo tasto, che vedete che ha una forbice, io faccio questo. Eccola, me l'ha tagliata. Ho sbagliato qua. Ho sbagliato perché ho lasciato anche la U in maiuscolo. Ho sbagliato. Allora, se per caso avete stampato, bene che mi sia successo questo, se per caso avete stampato e avete visto che c'è una delle scritte che è sbagliata, io vado indietro, vedete? Con questo tasto, vedete? Guardate questa, la freccettina. Dove sto andando? No. Aspetta, me la cancello la U, ok, adesso è giusta. E allora cosa vado a fare? Diciamo che gli spazi vanno bene, io adesso cambio cornice, vado a prendermi la cornice, vado a cambiarmela, perché ormai avete visto,
questa è carina, dai. Vado a dirle ok, vado a stamparmela una copia, ok? Adesso vado con questo tastino qua a... Eccola qua, bellissima, abbastanza lunghetta. Allora, io ho finito di fare stampa con questa scritta qua. Adesso cosa vado a fare? Con questo tasto vado a cancellarmi tutto. Vedete? Vedete che mi sta cancellando tutto. Ok, ha fatto. Ho finito. Le spengo. Allora, ragazze, adesso mi devo mettere a etichettare queste tippe qua. Allora, quando dobbiamo fare questo lavoro qua di etichettare qualcosa, dobbiamo renderci conto anche di quanto grande è la parola che dobbiamo scrivere sulla nostra etichettatrice. Perché? Perché se la parola è molto lunga, dobbiamo utilizzare dei font più piccoli, ok? Perché sennò mi viene una roba grande così. Adesso vi voglio fare un piccolo esempio che io ho messo via dell'errore che avevo fatto, l'avevo incollato in questo fogliettino qua perché utilizzavo l'altra etichettatrice, quella della marca Dimo, che è questa, ok? Mi è rimasta questa, questo nastro qua. Lei portava questo nastro qua, che è un nastro del 9 mm, e questo andava benissimo. Perché? Perché quando scrivevo e andavo a applicare qua il nastro, non dovevo neanche tagliarlo perché calzava a pennello. Allora, torniamo a quello che vi stavo spiegando per quanto riguarda la misura che aveva l'altra etichettatrice, che magari vi metto qua la foto. Allora, l'etichettatrice è la Dimo, la misura della numero 6 era questa, vedete la scritta, la 10, la 12, la 16, la 18 e la 24. Con questa numero 24, io ricordo che io avevo scritto il nome di un prodotto di Passione Unghia, e avevo scritto Eva SP101, e mi era venuto grandissimo, un papiro lungo così. Perché? Perché io avevo impostato una misura grande che era la numero 24. Allora, più lunga è la scritta che dobbiamo fare, più piccolo noi dobbiamo impostare la grandezza o la lunghezza della scritta. Ricordatevelo sempre. Se volete, fatevi un screenshot di questo, che questo è questo tipo di etichettatrice. Se ce l'avete qua e avete già una mostra di quelle che sono le diverse lunghezze delle scritte. Allora, torniamo a questa. Anche con questa, visto la mia esperienza, che l'ho già utilizzata e so un po' come fare, e vi dico che sto sempre attenta a quello che devo scrivere per impostare la misura più adatta. Allora, c'è chi utilizza questo tipo di penna con la punta fina, mi raccomando ragazze, perché la M è troppo corossa, per scrivere i nomi alle tippe. Queste sono scritte con questa penna qua, ma cosa succede? A volte la cliente, toccando, o anch'io ho le mani sporche di gel, o le mani sporche con un pochino di cleanse, automaticamente la scritta, anche se un po' indelebile, va a sbavarsi, e a forza di toccare, diventa brutta da vedere. Con questo metodo qua, come state vedendo ragazze, questi gel ve li ho presentati già da un bel po', nonostante l'ho toccato e è stato maneggiato da altre persone, come state vedendo è tutto in ordine. E allora, per questo che io trovo questo tipo di etichettatrice molto utile. I prezzi, ragazzi, non sono eccessivi di questo tipo di etichettatrice. Oggi come oggi la troviamo su tantissimi marchi. Mi pare che anche la Lidl ha un tipo di etichettatrice, lo avevo visto tanto tempo fa. Ogni tanto, ragazzi, tenete sotto occhio il volantino, perché sapete che la Lidl ha sempre tante robettine per la cartoleria, e ha questo tipo di etichettatrice fatta così, anche quella che ha rilievo. Io ho anche quella con la scritta a rilievo. È molto facile anche, ragazze, da maneggiare. Vedete,
qua dietro ci sono le 6 batterie, vedete, due file di batterie. E il nastro, ragazzi, non c'è niente di complicato, lo mettete e lo togliete, ok? E questo è il nastro che mi ha dato in dotazione, vedete? Beh, rimane questo pochino qua, e di qua c'è tutta la parte che io ho utilizzato. Quando io andrò a comprare un altro nastro, ragazze, io andrò a guardarmi le indicazioni della etichettatrice che ho, il marchio e anche il modello, e con quello vado a trovarmi il nastro. Il prossimo nastro che andrò a comprare, ragazze, io lo prenderò più stretto, non di 12, ma lo prenderò di 9, perché così non dovrò andare a tagliarlo. Questo nastro è un pochino larghetto. Se fate attenzione, lui sborda da questa parte qua. Cosa faccio? Dopo che io ho stampato la scritta che voglio e voglio applicarla su queste tipe dimostrativa, cosa vado a fare? Vado a ritagliarmi la parte in eccesso. E cosa faccio? La ritaglio e dopo vado a incollarmela qua, come ho fatto con tutte queste. Vedete? Tutte queste io le ho etichettate con lei. Voglio provare anche gli altri tipi di nastri, quelli fatti in stoffa e anche quello per tessuto, che secondo me è una figata, ragazze. Se dobbiamo fare un regalo o una bomboniera, possiamo scrivere quello che vogliamo noi, per dire è nata Giulia, e mettiamo la data, o battesimo di Letizia, o 50° anniversario. Possiamo fare un sacco di robe, è molto bello. E lo fanno con questo tipo di etichettatrice qua, ragazze. Il lavoro lo so che sarà molto lunghetto, però una volta che voi lo scrivete, lo riproducete tante di quelle volte, gli date quante copie volete fare, lui vi stampa tutto finché non finisce il nastro o non vi finiscono le batterie, per cui è comodissimo. Come state vedendo, è molto comoda da tenere. Io ho fatto il mio lavoro di etichettare tutte le tipe che utilizzo dei miei gel, che adesso vi faccio vedere. Questo è soltanto una parte di quelli che ho qua, ci sono tantissimo. Soltanto questo è una parte dei gel, dei colori dei gel. E ragazze, questi sono i colori con i quali sono rimasta, perché io ho fatto il decluttering. Vi consiglio di fare prima quello, prima di etichettare le vostre tipe di mostra per le cliente o per sapere i colori che avete, perché c'è chi si fa le unghie per se stessa e ne ha una marea. Fate prima il decluttering, andate a svuotare proprio tutti i cassetti, perché così vi rendete conto che con che tipo di gel rimanete, e etichettate soltanto, ragazze, le tipe che vi servono, perché è inutile che etichettate tutto. Una, è nastro, è sprecato, e due, è anche tempo, anche perché non è un lavoro molto simpatico da fare, è abbastanza noioso, ragazze, soprattutto se avete tanti tipi di gel di diverse aziende. Perché, per dirvi una cosa, io con questo che io ho etichettato qua, io dopo vado a fare che torno indietro con questo tasto, vado a eliminare il numero. E se io mi ritrovo un'altra tipe che devo etichettare e una F46, io elimino il numero che c'era prima, mi lascio la F e metto 46, vado avanti, vedete, mi sposto. Anche questo è un altro prodotto sempre di Passione Unghia F, ma questo è un 21. Vedete, me lo aggiungo. Ho già scritto tutto quello che devo stampare, benissimo, stampo e taglio e ce l'ho pronta. E se continuo a fare e stampa e a scrivere prodotti di questa linea qua, mi comporto da questa maniera qua, è più veloce, ragazze, veramente che è più veloce da fare. Io quando ho fatto questo lavoro qua di mettere il nome al gel, io ho dovuto fare così perché diventavo matta a scrivere Truscada 21, Passione Unghie 46, e Benalisa 72, e Tizia dell'altro, e lo ristampavo. No. Alla fine ho capito, quando ormai ero esaurita, ho trovato il mio metodo, ragazzi, è stato quello di mettermi
e ho tirato fuori tutte le tippe che erano della Kenny, me la sono messa qua e ho scritto Kenny 21, Kenny 11, e sai cosa ho fatto dopo? Ho fatto così, l'ho scritta, me la sono stampata, nastro, e ho messo qua tutte le tippe esposte, quella che apparteneva al nastro che ho tagliato, me l'ho messo qua e l'ho messo qua. E cosa ho fatto? Prendevo il nastro, lo tagliavo e mi mettevo subito a mettere nome e l'altro contenitore di questo, che di questi sono due, due cuori che si chiudono uno dentro l'altro, mettevo lì le tippe e facevo così. Dopo, come secondo, per non annoiarmi, dopo nel secondo giro che facevo mi mettevo a incollare le etichette. Dopo che incollavo le etichette tiravo fuori altri tipi di tippe e scrivevo i nomi, e ho fatto così, così mi è passato, ragazze, perché questo è solamente una parte e che qua ne vedete tantissime di gel. Perché cosa ho fatto? Io mi sono messa da parte su questo supporto qua, che adesso voi non state vedendo, però adesso io smonto questo, che qua io ho messo solo il semi permanente, vedete, su questo supporto qua, che adesso devo mostrarvelo così orizzontale, ho messo le tippe dimostrativa dei semi permanente. Allora, una volta mi avete chiesto: Luci, come stai catalogando i gel, come fai? Allora, ragazzi, io ho fatto così, io lo sto catalogando per azienda. Qua io mi sono messa tutto bene a lista. Una volta ce l'avevo catalogata per colorazione e diventavo matta, perché se io le stavo facendo le unghie a una persona che aveva il semi permanente e mi voleva quell'arancione, io andavo e le davo il mazzettino con tutte le tippe, e allora lei a volte mi sceglieva questo. Ho detto: ah no, questo è di gel, tu fai il semi permanente. Mi sceglievano: no, questo è di semi permanente, tu fai il gel. No, allora cosa faccio? Quando mi arriva la cliente mentre sto smontando il lavoro, gli do già il blocco di tippe che serve a lei. Se lei si fa il semi permanente, gli do questo. Se si fa i gel, gli do questo contenitore. E mano a mano che lei ha visto un mazzettino di questi, li attacca al bordo del tavolo, che ci sono dei gancetti, e li attacca lì quelle che non vuole. Quando ha finito, che ha scelto la tippe che vuole farsi, me la lascia lì sopra il tavolo, e pian piano, se ha le mani libere, me rimette qua dentro le tippe, le rimette qua dentro le tippe che non le servono. Questo è più comodo, no? Quando non le piace una, la mette lì, si guarda un altro mazzettino e lo mette lì. Quando gli interessa uno, me lo lascia lì nel tavolo e mi trovo meglio. È vero, sì, che sono bellissime di metterle per sfumatura. Io ce l'avevo così una volta, ma diventavo matta. È bellissimo da vedere, ma è faticosissimo, ragazze, perché si mischiano le aziende e si mischiano i prodotti gel e anche i semi permanente. Allora, io adesso nei cassetti cosa ho fatto? Mi tengo un cassetto con tutti i gel della Passione Unghie da una parte, tutti i gel della Truscada da una parte, tutti i gel della Trebossi da un'altra parte, tutti i gel di la Lady Nay, di questo curato, me le sono messa tutto da una parte. Quando qualcuno mi sceglie un mazzettino di questo, io so che, ok, questo, come state vedendo, SP, sono quelli di Passione Unghie, questi sono i semi permanente di Passione Unghie, io so dove andare a metterci mano, e questo mi permette anche di lavorare più velocemente e anche di essere più organizzata. Allora, questo è il consiglio che io vi posso dare: catalogare tanto i gel per azienda su questi mazzettini qua, come anche sistemarveli nei vostri cassetti o nella vostra postazione dove avete i gel o i semi permanente, metterli per aziende, perché appena una cliente vi sceglie un colore, voi sapete dove metterci mano. Questa è la cosa migliore che io ho potuto aver fatto. È vero, sì, che sono bellissimi da vederli disposti per sfumatura. Vedete qua, sono riuscita un pochino a farlo, però ogni tanto Un'altra cosa, ragazze, questi anelli potete trovarli anche su AliExpress, con misure, con tante diversi tipi di misura, anche più grande. Io non so se già a oggi io vi ho messo il video
dove vi faccio vedere che ho comprato questo tipo di anello perché l'avevo visto in un video di spacchettamento di una delle ragazze che seguo e non sapevo veramente che AliExpress vendesse questi tipi di anelli da soli. E allora cosa ho fatto? Mi sono presa 5 anelli di questi senza le tippe con delle misure più grandi. E allora anche questo, ragazze, se ne avete di una sola azienda tantissimi come questo, che qua io ho, tutti questi sono della Kenny, e vedete che qua sono un po' tanto strettini, io appena ho tempo vado a cambiarle l'anello e vado a mettere l'anello più grande, che almeno è più comodo anche da gestire sta roba, perché vedete com'è. Ho preferito di fare così, metterli separati, quelli che sono semi permanente a quelli che sono da gel, perché così do alla persona che mi ritrovo davanti il tipo di colore che deve farsi per il trattamento che sta facendo. E come vi ho detto, anche nei cassetti li ho sistemati per azienda, ho raggruppato tutto passione, ho raggruppato tutti questi e mi trovo meglio. Ragazze, fatemi sapere, perché è sempre bello intercambiare opinioni, anche perché se c'è un altro metodo ben venga a utilizzarlo, perché sapete ragazze che con tutti i prodotti, ragazze, anche che compriamo, tutti i prodotti anche che ci mandano le aziende, abbiamo un'infinità di prodotti, e se esiste un altro metodo di come organizzarsi al meglio, ben venga. Per cui ragazze, vi aspetto sotto nei commenti, fatemi sapere come voi organizzate le vostre tipe dimostrative e se anche voi utilizzate l'etichettatrice, ce l'avete o avete una bella scritta e vi trovate bene così, utilizzate un altro metodo. Ragazze, la vostra esperienza, come vi dico sempre, è sempre utile per tutti, non ci sono domande stupide neanche risposte stupide, ve lo dico sempre, perché condividere la nostra esperienza è sempre utile per qualcuno, sempre si impara qualcosa, ricordatevelo sempre. Per questo io mi invito sempre a non essere timide e a scrivermi sempre nei commenti quando io vi faccio le domande, perché non è soltanto per io avere persone che mi scrivono sotto, avere più visualizzazioni o guadagnare di più, no ragazze, perché vedete che io con quello che faccio ci metto anima e cuore in quello che sto facendo, e mi piace sempre sapere cosa pensate dell'argomento che sto trattando o anche il metodo che voi utilizzate. Mi piace sempre sentire il parere anche delle altre persone, per questo vi invito sempre, ragazze, a scrivermi sotto nei commenti e a farmi partecipe della vostra esperienza o di quello che state facendo. Per questo veramente ve lo dico. Per cui se anche voi utilizzate dei metodi particolari per etichettare le vostre tipe, fatemelo sapere. Vi ho chiesto anche se la conoscevate già, se la utilizzate, con quale vi trovate bene, avete dei consigli per utilizzarle al meglio. Come vi ho detto, io per il momento l'uso che ho dato a questa etichettatrice è stato quella di etichettare le tipe dimostrative. Altri usi particolari ancora no, a parte quello di utilizzarlo per scrivere on off all'interruttore della luce, non ho fatto altre cose, o magari mettermi il nome nel campanello, altre robe non l'ho fatto. Però come vedete ragazze, e come ve l'ho spiegato, ho un sacco di funzioni che bisogna soltanto metterseli con attenzione a capire come impostarle, e come vedete ragazze, questo è soltanto una mostra di quello che possiamo fare. Questa etichettatrice potete dare l'uso che volete. Anche questa volta io spero che questo video vi sia stato utile, che la mia spiegazione molto bassica vi sia di aiuto, e ho voluto condividere con voi l'uso che io do a questa etichettatrice. Giù nell'info box vi lascerò le informazioni e il link diretto se siete interessati ad acquistare questa etichettatrice qua. Non è un video di collaborazione, questa me la sono comprata io con i miei soldi, ragazze, e anche se fosse stata così, lo sapete che anche quando mi arrivano dei prodotti io vi dico veramente la mia, se il prodotto è valido o non è valido, anche perché ci metto la faccia e non vorrei mai consigliare qualcosa che non sia veramente ottimo, o dirvi è buonissimo questo calato e voi andate a comprarlo e dopo magari una sciofecca. No ragazze, potete andare a sbirciare un po' anche le diverse marche di questa etichettatrice, potete andare a vedere anche altri tipi. Intanto io vi ho mostrato questa, avete capito più o meno come funziona, ma se voi quando estate
facendo la ricerca. Trovate un altro tipo di etichettatrice, ben venga ragazze, perché si fa per voi. Se ha delle funzioni che a voi può interessare anche il prezzo, ben venga ragazze. Io intanto vi ho mostrato questo, vi ho dato la mia esperienza, ma voi fate come meglio credete, perché ognuno fa quello che meglio crede per quanto riguarda il prodotto. Si fa per sé, se il prezzo va bene, se sta cercando qualcosa di più economico, di meno economico, più impegnativo, meno impegnativo, più basse o più completa, dipende. Per cui niente ragazze, io vi ringrazio se siete arrivate fino qua, vi aspetto sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto regalatemi un like, che sapete che mi aiuta tantissimo per continuare ad andare avanti a fare altri contenuti per voi. Se così lo volete ci sentiamo in un prossimo video. Ciao ragazze!